tanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, buongiorno. Ieri era il primo giorno della stagione, ha avuto subito un grande successo. Quante visualizzazioni diremo oggi, certo. No? Cosa potresti dire al nostro pubblico che ci segue così affettuosamente da casa? Cosa potresti dire? Continuate a visualizzarci proprio come ieri. E voglio essere un po' moderna, anche io voglio essere social. Comunque tutti i giorni sono buoni. Per esempio, oggi partiamo con una cosa molto bella. Io sono contento perché è una canzone che abbiamo presentato e abbiamo lanciato noi ormai un annetto e più fa, sì. È di Daniela Cavanna, che era Angelita. Angelita, ha avuto un grandissimo successo e oggi invece ce lo ascoltiamo da un gruppo che la cantano in spagnolo. Sai che sono curativi loro, si chiamano la Terapia Latina. Terapia Latina. Bella, beh, questa, comincio già bella con le mie battute nella nuova edizione. Nuova edizione, il cabaret. Della... Ma ci sono tante novità, tante. Non vediamo l'ora di presentarvele tutte, ma intanto partiamo con la musica. Dai, Terapia Latina. Ok, Terapia Latina, Angelita. Angelita, el tiempo pasa lento con tus besos en la piel. El mundo cambia y yo cambio con él. La música que llega sin pedir ningún porqué calienta todo corazón y pies. La sal que cura las heridas, tu mirada en mi camisa y las promesas se hacen verdaderas. La noche está llegando y llevará felicidad. Que curan las heridas, tu mirada en mi camisa y las promesas se hacen verdaderas. La noche está llegando y llevará felicidad. Baila, Angelita, baila, Angelita, baila que el amor puede cambiarte la vida. Baila, Angelita, baila, Angelita, baila bajo el cielo de una noche infinita. Adesso arriva la nostra bella e brava Lella Blu, quella che io chiamo sempre gli occhi di ghiaccio del Piemonte. Bravissima, grande professionista, in questo caso è anche una novità, ce la presenta appunto le edizioni musicali Bagutti, come ormai quasi tutte le canzoni le sue produzioni, di Lella, è vero. Blu. Come si chiama questa Lella canzone? Lella Blu ha un'anima blu, quindi anima blu. Anima blu, Lella Blu. Tutto torna. E il blu torna, il blu va sempre bene. Anima blu, sì, anima blu. E non resta intorno che il profumo tuo di mare, ore da sbucciare, da affettare insieme a te. Lasciami guardare dentro agli occhi e in fondo al cuore. Quando corri, quando ridi, quando sai come giocare, sarò lì. Strilla l'onda questa sera, ha deciso che un'avventura più non è,
tra di noi. Qui, qui, anima blu. E non resta intorno che profumo tuo di mare. Ore da sbucciare, da affettare insieme a te. Lasciati guardare dentro agli occhi e in fondo al cuore. Quando corri, quando ridi, quando sai come giocare, sarò lì. Sarò lì. Lasciati sfiorare con il palmo di un respiro. Quando dormi, quando sogni, quando leggi nei pensieri, sarò lì. Ah, ah, anima blu, anima blu, anima blu, sarò lì. Ah, ah, anima blu, sarò lì. Una delle rubriche che ha avuto sempre un grande successo e per questo non la scartiamo mai ed è Jukebox Dediche, perché sarebbero le vostre dediche. Praticamente, se avete però degli compleanni, delle date ben precise, ci raccomandiamo di scriverci per sempre tempo, per tempo. Per tempo. WhatsAppata che ci arriva dalla famiglia Pignatelli. Pignatelli. Se sono loro che vestono dopo anche mi metterò una giacca. Di parenti da Noci, Bari. La Puglia, quella. Buonasera. Se c'è la mascim, sciamanine, se non c'è la mascim, non ce ne scimmice. È perfetto, questo comunque se vi siete capiti. Buonasera e bentornati a casa nostra. Dicono nostra, addirittura carini. Noi siamo entrati in casa loro, ovvio. È infatti quello che diciamo sempre con molto orgoglio e con molto piacere. Vorremmo dedicare il 4 di ottobre per il compleanno della nostra mamma Apollonia. Apollonia, che bello! Apollonia, bello! La canzone di Luciano Nelli. Ah, mamma, la tua versione, mamma. Top! Vi ringraziamo tantissimo e viva ritornelli! Vi guardiamo su Sky, la famiglia Pignatelli. Ma che alla bello! Grande. Grazie, mamma. Grazie. Allora, tanti auguri a Apollonia. Apollonia. Ma non sarà mica quella che lavorava con il nostro Prince, Apollonia Sexy? Non penso. No, non ci sa. Comunque, la canzone è mamma dedicata auguri. A Apollonia nel giorno del suo compleanno. Tanti auguri da ritornelli. Augurissimi. Canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, e ti sospira il mio cuore, forse non si usano. Non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or. Sento e la voce ti manca, la ninna nanna d'allor. Oggi la testa tua bianca io voglio stringere al cuore, mamma. E tutte le mamme, mamma.
parole d'amore e ti sospira il mio cuore. Forse non si usano più, mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Parte la rubrica per andare a conoscere meglio l'artista di oggi. A me non resta altro che far partire la sigla. E vai! Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Conosciamoli meglio, Mariangela Arcangeli, ma che bella visione, Mary Star Production. Io ti battezzo ormai così. Una donna che è un'imprenditrice a livello prima, sì, diciamo, a livello di pelletteria prima, dobbiamo dire anche il background precedente, perché tu eri insomma una persona che aveva un'attività, a livello imprenditoriale, ma a livello di pelletteria. Sì, vabbè, artigiani, quindi famiglia. Ecco. Poi però mi volgi pagina e mi diventi una talent scout, un'imprenditrice musicale artistica. È stato un flash della vita che è capitato. Ma ti ricordi il giorno, perché io sono curiosa come la volpe, però io sono curiosa. Che il giorno ti è venuta? Io ho aperto la mia attività il primo giugno del 1997. Wow. E come organizzazione, spettacoli, che eventi. Bello. Sì. Ma come hai deciso? Perché insomma era un voltar pagina abbastanza importante quello. Ho deciso perché era un momento della mia vita che volevo fare un qualcosa di diverso, un qualcosa che non c'era, quindi lavorando alle terme di Montecatini. Montecatini Terme, quindi insomma tu avevi sì, il tuo atelier, insomma la tua, il tuo sì, negozio. Sì, facevo i miei defile di moda, certo, quindi ero un po' inserita anche nell'organizzazione. Certo. E il direttore delle terme disse: insieme facciamo un evento per Montecatini, per la città, dove richiama anche il turismo. Il turismo. Certo, e la Mary, allora non ancora Mary Star, ma poco dopo lo sarebbe diventata, la Mary Star c'era, certo. e c'è stata. È iniziato così a realizzare questo evento, questo festival mai nazionale. Sai che io Mary ti ammiro tanto, da donna a donna, ma lo sai perché dietro le quinte poi ne parliamo, per la tua semplicità. Ma spesso le persone semplici sono quelle più argute, che vedono lontano, quindi sono le migliori anche talent scout, se vogliamo, le migliori a carpire anche i momenti storici giusti per fare qualcosa. Per esempio... Cioè io sono un po' più per i fatti, magari sono un po' meno per le parole. Scusami, a me mi è scoppiata una mina bionda, no? Tu ridi. È scoppiata, e il pubblico dirà: oddio, no, ma non è una guerra, amici, questa è una cosa positivissima. È un libro che mi ha scritto la Mary Star. Questa mina bionda, io lo volgo a favore di telecamera. Allora, non l'ho voluto leggere perché hai detto che me lo regali, quindi io non fingo di essere preparata perché non so ancora queste 100 e rotte pagine cosa nascondano. No, però... perché è riservato proprio per i tornelli, certo, e l'abbiamo presentato. Insomma, qui è un lancio, ma io non lo farò così, non lo lancio perché voglio preservarlo. Però vedo che qui si dice, quando si tratta di raccontare una vita intera è davvero difficile. Perché? Non è stato facile, devo dire, no? Sempre detto voglio fare un libro perché voglio che la mia esperienza sia anche da esempio un po' a tutte le donne. Ma certo, alle donne appunto che vogliono fare, esatto. E non, è facile. Quindi... E l'abbiamo detto insieme, sì. Perché essere imprenditrici e donne, insomma, non è facile. Sì, poi no? Nel mondo dello spettacolo, quindi è davvero stata una bella impresa. Ti voglio ancora qua, ritornelli, per raccontare qualcosa di questa mina bionda, ma non mi esplodi qui, non mi esplodi. Però no. Vogliamo far esplodere la sigla, quella che è stata sigla insomma del nostro concorso che amiamo tanto, Voci d'Oro, perché Voci d'Oro c'è sempre. E quindi lo dimostra anche questa sigla. E poi nelle prossime volte ne parleremo, ma tutti sanno che noi c'eravamo. Mary Star Production, Mariangela Arcangeli. Grazie. Prendi il microfono, dobbiamo partire. Avanti tu. Puoi salvare con noi una canzone.
ci legherà e non sta. E questo è troppo bello, è una mia canzone, anche questa che ha avuto un grandissimo successo, tra l'altro in questo caso non la canto io ma la canta Mario J. Fox. Sono bravissimi, sono simpaticissimi, sono anche brillanti e carini. Sono anche belli, sono perché c'è Rita belli. Che insomma porta Rita, ecco, su, Rita diciamo, è bella, Mario un po' meno, però anche per, poi dipende da punti di vista. In ogni caso la canzone è troppo bella. Troppo bella, allora, di Luciano Nelli. Mario J. Fox. Bella, per me è troppo bella, ma lei di sicuro è nata per me. Quella notte insieme a lei non la scorderò mai più, io non l'ho perduta mai ed è ancora qui con me. Ogni volta che la guardo sarà la piña colada, troppo bella lei, ma lei ama solo me. Bella, lei è troppo bella, ma io non resisto, impazzisco per lei. Bella, per me è troppo bella, ma lei di sicuro è nata per me. Bella, per me è troppo bella, ma lei di sicuro. Così io e te, ma tu bella come sei, porti me a ballare in quel bar, io e te, solo noi. Bella, lei è proprio bella, ma io non resisto, impazzisco per lei. Bella, per me è troppo bella. Pazzisco per lei. Ed ecco una delle novità. Adesso arriva, dunque, arriva il Pasquale e il Portuale direttamente ecco da Livorno sul Porto. Quell'elemento che si aggirava è lui, cioè, è lui. Un Portuale. Okay. È lui, Pasquale e il Portuale. Vediamo un po', perché parte oggi proprio questa nuova. Rubrica, questo nuovo spazio di cioè, l'angolo chiamiamolo del portuale comicità, ci abbiamo noi, va bene. È l'angolo del portuale. Comunque Pasquale, il portuale di Livorno, ma lui è Enrico Rosteni. Chi non lavora non fa lavoro. Mario, Mario, vieni, vieni Mario, vieni, boh. Boh, stoppati, stoppati. Boia. Amici, com'è? Sono Pasquale il Portuale, collegato direttamente dal lavoro. Dove lavoro? Al porto di Livorno. Dove vuoi lavoro? Io lavoro per hobby.
Sì, ho bisogno di soldi. E so qui che mio lego di qui al porto è tutto un via vai di gente, ve lo va, quello viene, ve lo ti racconta una barzelletta, ve lo un'altra, ve ne di una bellina. C'è due mariti che vanno all'Ikea a perdere le mogli, tutte. Di che hai visto? Sì, ho perso la moglie, neanch'io, boh, ho perso la moglie, ma com'è la tua moglie? Com'è la mia moglie? Alta, bionda, occhi azzurri, minigonna. La tua? Cioè, no, no, cerchiamo la tua, vai che è meglio. Vengo, vengo, boia te. Chi non lavora non fa l'amore. Ma voi pensate che noi abbiamo partecipato a questo programma su Rete 4 diversi diverse anni. Edizioni, una volta sì, ho presentato sì. New York, un'altra volta ho presentato Sole Mio, un'altra volta ho presentato Nessun Dorma, vincerò, niente. Vabbè, sempre, secondo. Sempre scusa. Secondo. Vabbè. Poi però c'era una giuria di tutti i marinai, cadetti marinai, allora abbiamo cantato questa canzone insieme io e Paola, che è una canzone bellissima, che tra l'altro l'abbiamo incisa diverse volte anche in alcuni LP, o anzi CD, però... Tra l'altro l'abbiamo fatta anche a Berlino con la parte della Paola in tedesco. In tedesco, sì. Però questa canzone è una canzone bellissima che si chiama Vivo per lei, però questa volta, quella volta lì, abbiamo vinto. E quindi adesso grazie andiamo... Grazie ai marinai? No, non lo so, però... andiamo su Rete 4 e andiamoci a vedere questa versione di Luciano e Paola di Vivo per lei. È una rosa che... Fiorarla con le dita attraverso un pianoforte, la morte lontana, io vivo per lei. Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale. Vi salutiamo, ciao amici. A tutti, ciao. Viva Ritornelli. Ci vediamo domani, sempre alla grande, domani. Viva Ritornelli la per voi. Ciao. Quanti ritornelli